Buonasera ragazzi, ciao, benvenuti, benvenuti. Oggi è una live particolare perché, come avete letto nel titolo, per chi è riuscito a leggere, questa è una multi-live. In questo momento stiamo trasmettendo sia su Facebook che su Twitch. Chi ha piacere di unirsi al mio canale Twitch, adesso posterò in chat Facebook il canale. Così mi potete, se avete voglia, supportarmi anche in quel canale. E adesso vi linkerò in chat. Eccolo qui. Quindi fate un salto se avete piacere. Questo è il canale. E vi iscrivete. Basta semplicemente cliccare sul cuoricino per seguirmi anche lì. Come stavo appunto dicendo, stiamo trasmettendo su entrambi i canali stasera. Stiamo facendo una prova. Oggi abbiamo fatto l'abbonamento a Streamlabs che ci permetterà appunto di fare delle multi-live. Magari in futuro anche su YouTube. Ma vabbè, intanto propaghiamo la nostra influenza anche su Twitch, ragazzi. Nick, sto connesso dalle 3 di oggi pomeriggio. Ok, comunque iniziamo e proviamo ad andare avanti. Eravamo rimasti ieri? Ah, giustamente, per chi non lo sa, stiamo continuando il gioco Resident Evil 2. È una mod particolare dove ci sono nemici nuovi e percorsi alternativi, oggetti spostati in zona totalmente differente. Quindi quello che conoscete questo gioco, ragazzi, mi è uscito uno zombie gigante, va bene, è totalmente differente, ragazzi. Quindi non preoccupatevi se vedete cose strane, è normale. Ah, ecco, Prince Rose è diventato follower su Twitch, grazie Rosario. Perché è così gigante quello zombie? Vabbè, non lo so. È una cosa che trovo ancora a sistemare. Ok. Penso che sia questo. Ah, giustamente devo attivare il gioco. C'è l'audio del gioco. Ieri ho sentito che era leggermente basso, quindi oggi aumenteremo un pochettino l'audio. Confermatemi che mi sentite bene, audio e tutto. Io sto leggendo anche gli altri ragazzi che stanno su Twitch in questo momento. In continuazione, ok. Dunque. Intanto andiamo con la pistoletta. Io non ricordo cosa dovevamo fare. Ok, trovate bene anche il gioco, perfetto. Oh cazzo! Io ho cliccato così randomicamente, non mi ricordavo che si aprisse sta cosa. What the? Però è bloccata dall'interno. Nico ha ricominciato. R2 è molto complicato. Quale? Ma stai parlando remake o questo classico? Qui non so se troveremo cose. No, infatti no. Qui ci eravamo andati ieri. Se vi ricordate, qui è una delle prime zone che abbiamo visto in questa mod. So perché ero arrivato qui ieri. Devo fare qualcosa. Ah, forse volevo vedere se c'erano delle porte da aprire con questa chiave. Hanno spostato tutto. Allora. Dunque,
Io non mi ricordo se qua avevamo sbloccato la porta. Sì. Sì. Guardate questo come fa finta di essere morto. T'ho visto che hai spostato la testaccia. Mo sei totalmente morto. Allora, lì dentro c'eravamo già entrati. È questa che non abbiamo provato ad aprire. Non è nemmeno questa. Tanto. Oddio. Stavo guardando sto zombie gigante sullo schermo. Non capivo perché. Mi ero distratto. Venite che vi faccio un hot dog stasera. Vieni qua! Vieni! Benissimo. Che è successo? Si è accesa una luce. Intanto entro qua dentro. Da che arriva Mister X. Lì c'è qualcosa. Ecco, l'altra chiave. Ecco Sherry. Questa è uguale. We've got to go now, honey, okay? If we stay here, that monster will find us. Let's go. Okay. What's wrong, Claire? It's nothing. We should find a way out of here. Sherry? I have to help you! Matteo, grazie per il like. Sherry! Sherry! Sherry, Sherry. Ma col coltello, Sherry? Oh, cos'è sta cosa? Sherry armata. Se lei è armata, che cazzo succede adesso? Che è sta roba? Non ho tempo per tirar su questo. Mi sa che c'è dentro a lei. Oh mio Dio. Vai, Sherry. Però è lentissima. No, niente può fa. Meno male che c'ha la pelle dura sta ragazzina. È lentissima! Devo andare a culo! Ah, fanculo! Cane di merda! Ho paura di cosa trovo qua fuori! Scappa! No! Cioè, mi stai dicendo che devo andare a sbloccare la porta di là? No! Vabbè. Sherry, corri. T'hanno messo il pugnale, ma non sei buona. Corri, corri. Corri, ragazzina, corri.
cazzo dice? No, aspetta. Non so perché, ma non me la dava la porta. Fa. E mo che devo fa? Che devo fa con sta ragazzina adesso? No, vabbè. Che faccio? Devo raggiungere Claire? Ma come ricordo dove sta? Ho paura di cosa incontro adesso con sta ragazzina. Speravo in bambole zombie. Andati qua. Oddio, io forse ho capito cosa devo fare. Non è una bella cosa. Però guardo lo stesso se tante volte è uscito qualcosino qui. A inizio gioco ieri, dove ci stava il primo leaker, c'era una specie di grata che poteva passarci solo un ragazzino, diciamo. Perché Claire non ce la faceva entrare. Quindi adesso dobbiamo correre! Qui. Guarda dove ci ha portato! Terribile! Vai piano, piccola, vai piano. Che cos'è? Non la puoi prendere. Porca puttanazza! Corri, corri! Perché non clicchi sulla porta? Merda, 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 merda. Scusate che stavo leggendo una cosa in chat. Non ho idea. Allora a sto punto devo andare verso Claire. Questo non si può fare. Che cos'è quello? Condizionatore. Cos'è? Come si sposta sto coso? Ma... Claire? Che è sta roba? Ah ragazzi, per chi sta su Twitch, fatto quella cosa potete anche passare di qua volendo, eh.
Allora, io devo andare a salvare la piccola Sherry. Ehi! Uno è morto. Ce n'è un altro? Lì c'è qualcosa. Cos'è questo coso? Il coso per la manovella? What the fuck? Morti? Cioè, è morto? E dov'è la piccola Sherry adesso? Pam pam pam. Ok. Cosa c'è qua dentro? Oh mio Dio. L'esercito di zombie. Questi sono morti. Però sento più di un passo. No, è semplicemente lei che ha i piedi pesanti. Ci stavo pensando, ma con lei non devono sfogare i zombie dai cosi. E si sono alzati anche gli altri. Munizione dove ci sono i due leaker. No, Leo, io mi ci confondo sempre. Sai che cos'è quello? Una lattina di Coca-Cola. Oh, non riuscivo a acchiapparlo. Vabbè, è morto? Basta? Qua non si può fare nulla. Però c'è uno spray. Usciamo da sto posto, va. Mi sta assordando sta musica. Fuck. Vabbè, torniamo su, raga. Non so che devo fare. Anche se. Dove ci stavano i leaker all'inizio lì? Ci stava una cosa nuova che nel gioco classico non c'è. Una fessura per la manovella. Quindi deduco che lì bisogna usare la manovella. Però prima facciamo un giretto. Un giretto su sta stanza. E le altre che ancora dobbiamo vedere. Qui ci sono le munizioni. Ah, c'è una chiavetta. Maledetta, non c'ho neanche lo spazio. Fuck. Come faccio? Mi tocca trovare un cazzo di paure. Vabbè, qui c'è una chiavetta. Ricordiamocela, ragazzi. Ada, buonasera. Tum, Luciana, grazie per il like. Buonasera. Io andrei un attimo, come si dice, al baule dopo sa un po' di cose. E di là avevo da prendere, come si dice, la chiavetta piccolina. Sicuramente servirà per qualcosa. Allora, io poserei uno spray di sicuro. Allora, dobbiamo andare dall'altra parte di nuovo.
Sta storia degli spazi non l'ho mai potuta digerire. Chiavero, cioè la chiave occupa gli spazi di un fucile a pompa. No, qua ci siamo già entrati, ci sta anche lì, che mi sa. Guardalo là. Questa è quella che mancava. E vai, abbiamo buttato una chiave. là là, che c'è sta qua? Qua c'è un'erba accasciata. Qua ci vorrà l'accendino che ancora non abbiamo. Chissà dove l'hanno messo questa mod. Qui ci sarà la cosa da acchiappare dopo. Vabbè. Stiamo facendo un breve giro della... come si chiama? Della stazione. E voi non sapete, ma questa mod nella stazione ci torni 3 miliardi di volte. Fanno camminare. Dice c'è una location così grande che fuori. Perderti le cose così presto? No, tornaci, tornaci. No, a parte scherzi, io lo adoro. Secondo. One second. Ecco la porta che manca, probabilmente. La stanza... quella... questa. Vabbè, non posso indicarla. Quella in basso a sinistra, non ci sono ancora entrato. Rosario, grazie per il tuo like. Benvenuto. Nope. Non è questa. Oh, che cazzo ho aperto qua? Vabbè, facciamo un giretto. Secondo me bisogna scendere di nuovo di sotto e usare la manovella. Però voglio togliermi il dubbio perché non mi ricordo cosa ho fatto ieri. L'accendino potrebbe essere anche dentro quel cassetto. Certo, può essere anche così. Anzi, è sicuramente così. E il giro di perlustrazione è una cosa in più che sto a fare io perché si serve la chiave di picche. Giusto per togliermi ogni dubbio, diciamo. Ragazzi, non è... qua non c'è niente, qua c'è la stanza degli stars. E poi andiamo direttamente alla biblioteca a sto punto, sì. No, vabbè. Andiamo a prendere la chiavetta, raga, va. Così l'unica porta da aprire ancora è quella là sotto. E serve la chiave pick, come diceva Giuseppe, giustamente. Oh fuck, non t'ho visto. Yeehaw! Dobbiamo riscendere giù. Ancora devo settarla bene sta cosa, Criscia. Infatti questo è un test che sto facendo di multilive perché ancora devo capire bene come funziona. Hai ragione, Krisha. E dice la Cina così. Ok. Come stavo dicendo inizia live, sto facendo un esperimento in questo momento. In questo momento stiamo trasmettendo sia qui che su Twitch. Phil, buonasera, questa è una mod di Resident Evil 2.
Come stavo dicendo a inizio live, e io mi sa che ho sbagliato strada, dove praticamente ci sono percorsi alternativi, molti più mostri, altri nemici nuovi tra l'altro, e gli oggetti non sono negli stessi posti dell'originale. No, Giuseppe, ad essere sincero, no. Sì, era qua. Mi ero un attimo perduto. La chiave era qui? Sì. It's ok. Quindi avevo già visto, sì. Certo, Krisha. Yes, Krisha. Thank you very much. La stanza dei corvi di sopra. No, quello ci siamo andati ieri, Ciccio. C'è la manovella che spegni l'acqua. Intanto Umberto sta su Twitch a salutarci. Umberto, vieni su Facebook, va. Allora, la prima cassetta che voglio aprire è quella a piano terreno. Vediamo cosa ci troviamo. Perché ci sta quella a piano terreno e quella a piano di sopra. Chissà quale dei due c'ha l'accendino. Fuck, allora. No, è che ho aperto il baule e sono deficiente. Sì, fateci caso, io sono molto autocritico. Vediamo questo, dai. Open. E cazzo, ci ho trovato una tessera. Anche Umberto è diventato follower su Twitch. Io non capisco perché mi fa lo zombie gigante. È orrenda sta cosa. Solo su Twitch, però. Ah, devo ancora sistemare un po' sta cosa qui, ragazzi. Abbiate pazienza. Ma non ha scosso da me. No, raga, io penso che. Perché è l'unica cosa che mi è rimasta da fare. Perché il resto ho visto tutto. È prendere questa. Dice andatene a fanculo. E tornare di sotto. Mo' vi mostro cosa ho notato io prima quando ho salvato Sherry. Quel pezzo. Quello ci dobbiamo ancora arrivare, Matt. La scena mi ricordo molto a quella di Code Veronica. Buonasera Marco, buonasera. No, qua mi sa che ci torneremo, quindi quell'erba me la lascio lì, in attesa. È un piacere avervi qui, ragazzi. Nick, ti tocca usare il tuo, facciamo prima. Che vuol dire? In che senso, Anton? Non ti seguo. Questo dicevo. No? Aspetta. Io vedo sto coso qua, però la prospettiva mi sta un po' ingannando. Eccolo, l'ho cliccato. Non è questo. Mi sa che ci vuole, sai quale, raga? La manovella. Che la manovella, guarda caso, sta dentro a quella stanza che ancora non abbiamo ancora aperto, ma non ho la minima pallida idea dove trovare sta cazzo di chiave.
c'era il condizionatore, ma ditemi un po'. Umberto, se mi senti, vieni su Facebook, per favore. Un'occhiata. Perché qua non ci stanno oggetti. Qua non mi ha lasciato niente la piccola. Ah, ecco, aspetta. Che deficiente, ragazzi. Cioè, io con Sherry ho sbloccato la porta. Io lì devo andare. Niente, raga, fateci caso oggi. Il lanciafiamme. Sì, infatti non c'ha senso. C'ho un lanciafiamme che me lo fate usare, no? Dove devo usare per forza l'accendino. Anche questa è una grande logica. Cani, non rompete cano. Ok. Questa è l'unica soluzione che mi viene in mente adesso. È tornato Umberto! Manu! Ciao tesoro! I cani svegli? Sì, ogni tanto s'addormento, altre volte invece te rompono i coglioni. Allora, questa è la cosa assurda di questa moto. Sta porta io non ci sono mai andato, né con Claire né con Leon. Mare! Morto anche l'altro. Questi non hanno oggetti. Ecco, abbiamo scoperto quale porta. Apri io questa fucking chiave. Sono. E con Claire dobbiamo andare a spingere le casse che Sherry non ha spinto. Oddio, qua vi ricordate con Leon? Che c'era Eda che volava sopra queste casse. Era un bug assurdo. Allora, com'era più? Per non sbagliare come l'altra volta. Mi sembra che devo spingere prima questa. Umberto, già fatto, tranquillo. Easy, tranquillo. Beh. È arrivato anche Ross. Spegni, spegni. No, devi salire, Claire. Cliccala. Giuro che se mi è incastrato la cassa, mi incazzo. Dai una botta a sta cassa. Beh? Beh? Beh. No, vedi? O vedi che sei stronza? Oh sì. Ah, la schiena, raga. Abbiamo trovato il medaglione, di conseguenza abbiamo trovato la chiave, si spera. E serve per sbloccare quella porta maledetta. It's okay, it's okay.
Io voglio tornare un attimo indietro qua, ok? Io con Sherry ho visto una cosa interessante, questa. Ah, dimmi che è per questa. Io non capirò mai qual è la pistola per queste cose qua. Cioè, anche con Leon non sono riuscito a trovare la pistola. Ne ha trovate tre di pistole. Non c'era una pistola adatta. No, no. Cioè, ma non penso che sia questo, infatti. Questo mi sembra tipo per fare la cosa, la Matilda. Credo. Mi viene il dubbio adesso. Tan, 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 tan. Potenziamento della magna, 10 lop. No, di nuovo lui! No! Oh fuck! E mo come cazzo faccio? Io non c'ho niente per distruggere. Quello è un mezzo zombie, mezzo pianta. Serve qualcosa di fuoco per ucciderlo. Merda. No, ecco, proprio in bocca gli son dato. Proprio in bocca, sto figlio di una. Ba 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 ba. Allora, posa. Dove sta l'erbetta del Kaiser? Uno me la magno e uno me la porto perché non si sa mai. Mi ha fatto pure male sto stronzo. Ma no, intanto è inutile andarci. Per il semplice motivo. Aia puttana. Prendi il lanciafiamme lì. Si chiude la porta. No, anche qua. Vaffanculo. No, 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 cazzo, 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 no. Ma che è? No, sono due, raga. Però ci voglio provare perché è strana sta cosa, dai. Non mi puoi lasciare il lanciafiamme e la porta non si apre, dai. Ci proviamo, ci proviamo. Madonna, mi ha fatto il bagno, guarda. Cioè, io in teoria dovrei prendere questo. Però la porta si chiude. Che c'è? Come faccio? Vedi? Questo è la cosa strana. Che cazzo gli metto a posto di questo? Devo mettergli qualcos'altro. Anche perché non c'ho nemmeno modo di andare da un'altra parte. Che rabbia! Ma se io faccio. Ma questa cosa qua esplode questa specie di bombola. Mo si ammazza, sta a vedere, guarda. No, non credo. Non credo. No. Il fatto è che non sarebbe neanche una bella idea. E così si apre la porta. E dice, non è che devi trovare un fucile rotto. sto tun. Sentite, c'è un rumore qua. Mo' esplode. Forse adesso lo posso prendere. Mi stai perculando? Che vuol dire quel rumore quando fa così? Non lo so. Non puoi mettere la mitragliatrice. Sì, penso che si ricarica quando fa così. Io non ho idea che fare qua. Cioè, questi mi fanno un bucio di culo qua. No, raga, aspetta. Fammi una cosa intelligente. Andiamo a salvare, va? Non credo. Vi è saltato l'audio, ragazzi?
Mi sa che sei te, Umberto. Prendi la mitragliatrice così provo a scambiare. Ma qual è sta mitragliatrice? Ah, questa intendi dire? Boh, proviamo. Non lo so se me la posa, però. No, a parte che non c'ho manco gli spazi, probabilmente, infatti. Umberto, chiudi. Vabbè, glielo scrivete per cortesia di chiudere la chat e riaprire. Probabilmente gli si è bloccata l'app. Sono curioso anch'io, Anto. Prima dobbiamo risolvere sta cosa. Vediamo se la teoria di Matteo è giusta. Allora. Questo me lo impugno. No. Nada. Però userò questo. Ah, fuck! Ah, fuck! Ora proviamo la mitragliatrice, ragazzi. Anche se dubito che funzioni contro questi. Non era una bella idea. Bisogna solo scappare. O come dice Umberto, fuire. Madonna, io adesso sono senza erbe qua. Sei senza erbe blu. Ce la fai, Claire, arrivare al primo baule utile? Mi sa di sì, Josué. Ti fanno scommesse? Ce la farà Claire a salire prima di morire? Ah, la puttana, mi sa che muore. Muore prima, muore prima. È vero, è vero. Oddio! Ma che è? No, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Non ce la potrò mai fare. Madonna santa, Madonna santa, vai Claire. Il baule è vicino, Claire! Resisti! Braccia. Questa fa una. Immaginate adesso muore davanti al baule. E tu dici cazzo! Degnubata. Eccola, infatti, guarda. Ta 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 ta. Però ci siamo riusciti, dai, mi serve uno di questa. E una di questa. Magnate questo. Mamma mia. Ce l'abbiamo fatta. Appelo, ragazzi, appelo. Ah, robè, quando gli sparavo sembrava che ballava una macarena. Dammi sta chiave. Gimme key. Gimme the key. Thank you very much. E chi è morto? Highlander, sì, questa volta sono stato io Highlander. Pelo di WLF. Guarda questo. Guarda. Guardate la testa dello zombie. Guarda. Dice, mo faccio finta di essere morto. Così appena passa, gli mozzico lo stinco. Sto fiodena. Ma io ti metto sta supposta su per il culo, guarda. Volevi? Allora. Io ho paura di cosa c'è qua dentro adesso. Ecco! Maremma maiala!
Mamma mia, che schivata! Che schivata, raga! Cioè, davvero, l'ho visto proprio all'ultimo istante, guarda. No, questa è una cosa. Oddio, sì. Questa è una cosa figa, perché ti appare senza essersi annunciato, capito? Perché non si è sposta sto figlio di puttana adesso? L'ho spostato troppo? Perché fa sta cosa? Qui ci sta il coso. Mi sa che l'ho spostato troppo in là. Ora ci abbiamo Mr. X fuori? Sì! Sì! Quello non lo so, beh. Devo ancora impostare i contatori di Twitch su Streamlabs. Devo capire come si fa. Che al momento vi vedo solo. Vedo solo i commenti, ma il resto vedo tutto di Facebook. Guarda come corre! Madonna! Madonna! Che cazzottone! Zitto e muori. E dammi i nastri. Allora. Abbiamo trovato la manovella ci serviva di sotto, quindi ce ne possiamo andare a fanculo. Ma del to maledetti! Oh, io t'ho ribaltato, come hai fatto? Non leccarmi! Non leccatemi! Le munizioni. No, vabbè. Ormai non ci sono, raga, sti cazzi. Troppi leaker. Sì, vabbè. Non le ho viste, però vabbè. Quella stanza è la stanza della morte. Per delle munizioni non ci torno neanche morto. Qua sì, era di qua la stanza che mi serve. Questo lo prendo. No, ci sono altri likers. Wow, ma è? Che culo! Sì, adesso canta poco perché adesso ce ne sta un altro. È evitato. Yes. Ok, era questo, no? Sì. Questo che volevi. Vediamo che fa sta cosa, mo. Tacci loro, mi sono cagato sotto. Dove stiamo andando? Ah! Perché siamo qua? Ecco i corvi, Matteo. Volevi i corvi?
Niente, qua in fondo non c'è niente. Possiamo salire, va? Perché devo tutto sto giro, tutto sto coso per arrivare qua? Che cosa? Che c'è qui? Vedo qualcosa, ma non riesco a prenderla. Prendi la chiave! Madonna santa. Ok, via. C'è una pistola! No, è molto manfilo questa. Al ritorno, ora. Al ritorno. Non si può aprire. Porca troia. Non si può aprire! Basta! No, mi hanno incastrato. Cioè, io sono fottuto così. Sono tantissimi e fanno un male cane. Allora, ragiona Nico. Sei senza cure, quindi devi trovare un modo per risolverla sta cosa. No, dai, basta, ve odio. Cazzo, cazzo! Madonna. No, quest'amore. Quest'amore. Per morire. Per i corvi no, eh. No, non gli arriverà mai a superare i Licker così. Cioè, pure i corvi fanno un male cane. No, qua c'è un baule, fermati. Qua c'è sta. A meno che non c'è sta un Licker nascosto, ma dubito. Pure i corvi, ragazzi. Allora, questa per ora l'appoggio qua. Posiamo questo. Sicurezza ne prendo una, dai. Salviamo perché se no. Se ci capita qualcosa di strano, che qui può capitare tutto in questa mod. Circondata da Yuchen, non facciamo allusioni, ragazzi, eh? Buoni. Che cosa Marco? Cosa mi sono perso? Intanto buonasera, non so se t'ho salutato prima, c'ho un po' la memoria a corti oggi. Roberto, grazie per le stars, infatti adesso mi sta arrivando anche la notifica di Roberto, grazie Ciccio. Sì, la Matilda, Benedetto. È quella. Quella secondo me. Però st è strano che io con Leo non sono riuscito a trovarla. O forse non ho controllato tutto, tutto, però. Ah, Santa Claus. Andiamoci a piazza sta pistola, va. Non mi avrete mai! Sì, è la Matilda quella. Vieni, vieni da papà, Matilda. Eccoti. Ora scappa. Ma secondo voi cioè lo zombie che c'aveva la chiave, così. Cioè non mi sembrava che mi stesse facendo il dito. Cioè davvero, stava a fa' il dito. Ah, io sempre, guarda. È vero, c'ha ragione Ada. Da che pulpito! O come diceva sempre mia nonna, perché sbagliava. Da che pulpo! Allora, vieni qua, da papà. Là!
Posa sta pistola. Benvenuta Matilda. Posato la matita. What the fuck, dov'è? Là! È vero, Rob. Cioè, sembrava che ci faceva così, oh. Non fare il Prince Hoop. No, di Prince Hoop ce n'è uno solo. No, io ai ragazzi io la devo far vedere quel video, però solo se Rosario me lo consente, che giustamente è tratto da una sua live, non dalla mia. Dimostrare ai ragazzi il video di Prince Hoop mentre giocava al gioco Heavy Rain, che quel gioco è pieno di allusioni sessuali. Madonna, vieni qua. Io sta via, la voglio libera. Ora dobbiamo riandare, come stavo appunto dicendo prima, di nuovo alla stazione. Certo che sì, ci mancherebbe. Ok, ragazzi, a fine live io condividerò nella pagina, col consenso di Rosario, che tra l'altro taggerò anche la sua pagina così lo seguite, il suo video che io ho realizzato per lui. Mo' da morire da ridere. Adesso Kita è morto. Cioè, questo ogni volta che viene colpito, se becca una craniata sul pavimento, non so come fa. Ma se fa? Ma se fa? Se te ne vuoi scappa, c'hai paura? Pure io c'ho paura adesso. Vabbè che c'ho lo spray. Vabbè, Umberto, che cazzo dici? Io di sicuro no, vabbè, Umberto. Giacomo, tutto a posto, caro, benvenuto. Sì, molto divertente, con Leon ci siamo divertiti un casino. Con Claire si sta dimostrando abbastanza più tosticella rispetto a Leon. Contanto che Leon aveva gratis dentro l'armadietto nel sottoscala, quello dove si prende in poche parole i costumi con la chiavetta, per farti capire. Ci stava il lanciarazzi infinito. E questa invece, poracce, gli hanno dato la foto di Rebecca dentro quell'armadietto. Dico, mamma, sei po', te ne ha preso per il culo. Allora. Il cassetto stava al piano di sopra. Rosario? Oh! Aiuto! Non mi sputare! No! Non mi avrai! Ancora. No, io ho mangiato. Oggi se sono. Ho mangiato i panini del. Come si chiama? Burger King. Mannaggia, dislessia, raga. Vabbè, Joss, non ti preoccupare. Caccia fuori qualcosa di buono. Un'altra tessera. E mo nu cazzo guai qua. Allora, abbiamo la rosa, la gialla, la blu sta non si sa dove. Quindi mo che cazzo trovo l'altra chiave. Qui c'è anche una terza chiave. Leon ne ha trovate tre. C'è una che forse non ho visto, preso. Niente, è niente accendino, giusto? Questi mo stanno facendo desiderare sto cazzo d'accendino. Io ritorno un attimo nei stars qua.
Allora, chi è? Allora, io ti saluterò come Matti. Benvenuto su Twitch. Questa è una live condivisa sia su Facebook che su Twitch. Benvenuto, carissimo. Stiamo giocando una mod di Resident Evil 2, dove praticamente tutti i percorsi, oggetti e nemici sono completamente differenti. Quindi il gioco è totalmente diverso, è stato realizzato da dei fan, dove praticamente hanno stravolto completamente il gioco. Tanto grazie per il follow, e se hai anche piacere mi trovi anche su Facebook, in questo momento siamo lì con gli altri ragazzi, la pagina è lì sotto, lo puoi trovare, come si dice, sotto il canale. Allora, sto cercando di realizzare questi psicopatici dove possono aver nascosto l'accendino. Davvero, è una cosa assurda. La gemma questa l'ho presa, ma l'altra non la posso prendere senza accendino. Sono contento per te, Matti, scusa. Posso chiamare Matti? Non sta, non, come, con la pronuncia, guarda, faccio un po' cagare. È passato Nemesis qua, ragazzi. Provo a guardare anche qua. Sì, intanto, ragazzi, sto salutando anche i ragazzi di Twitch, quindi se vedete che sto parlando da solo, in realtà sto parlando nell'altro canale. Questo ci servirà dopo, questa non serve adesso. Io mi dici, Lani, aspetta, 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 mi è venuta in mente una cosa. No, questa è una versione per PC. La mod viene applicata sul gioco. Scusate. In giapponese per PC. Quindi no, non è un emulatore. Andiamo di qua. Devo salire in biblioteca, perché l'unica cosa che non ho visto, ora che ci penso. Oddio. Sto morendo intanto. Io come persona non Claire. La parte su dove si deve prendere, cioè inserire. Scusate, l'ingranaggio. Eccala! Mister Ciccio! Ahia, che cazzotto. Senti, io non c'ho tempo da perdere con te. Allora, l'ingranaggio non lo possiamo ancora prendere senza accendino. Però magari mettendo questo, forse di sopra c'è qualcosa. Ma sei ostinato? Ostinato! Cazzottone, m'ha tirato. Porca troia, bastarda. No, vabbè. Fottiti! Scusate. Certo, Umberto, che ti vedo. Ero un attimo preso a picchiare Mister X, o lui picchiare me, cioè, è la stessa cosa. Però io sono un cretino, perché qua, che cos'è questa? Ah. Ah, e
E mo devo tornare indietro. Sperando di non farmi uccidere dai ragni, perché sarebbe una cosa veramente brutta. Andiamo prima che si alza sto misterischio. What? Non mi sputare! Già. Vabbè, tanto. No, l'erba blu mi serve, ciccio. Metti caso che, come adesso. Oddio, come cazzo faccio? Ragiona. Secondo me è meglio tornare di qua, raga. Di là ci stanno i ragni, sto andato allora. Oh, grazie Matti, grazie per la donazione, gentilissimo. Quando vuoi, ti ripeto, se vuoi passare su Facebook, siamo anche di là. Sei il benvenuto. La pagina è segnata lì sotto, come si dice, su Twitch. Dai, cocca! Mi pare mia nonna. Grazie per la donazione, Matti, grazie mille. Scusate, famo prima. Fateci caso, se no qua, buonanotte. Sì, io lo porto spesso, cioè, come si dice? Quando capita porto sempre quello del GameCube, metti. Ho portato anche quello del 2 del GameCube. Calcola che sia su Twitch in futuro, adesso questa è una prova, sia sulla mia pagina Facebook porto solo giochi horror, tendenzialmente Resident Evil e altri giochi horror. Quindi se avrai piaceri ci troverai qui. Assieme ai nostri raccoons che sono qui a scrivermi sulla chat di Facebook. Ammazza che nonna Nick. Allora, aspetta. Voglio posare un attimo questa. Questa abbiamo detto che non ci serve. Per sicurezza mi porto questa. Ce n'è una maff a quel paese. Visto che nonna, molto agile. Nonna Claire. Giusto, grazie per le stars. Thank you, grazie, grazie caro. Riuscirà no la nostra eroina a trovare l'accendino? Chissà dove è stato infilato sto accendino. La scheda, secondo me, è quella che si usa al piano di sotto. Ma pensate che giri che ci sta a fa fare questa mod. Io lo so che lo sto ripetendo all'infinito stasera, ma il mio preferito, metti, è il 2 in assoluto, sia il remake che il classico. Cioè io impazzisco per il 2. Non a caso io ho dedicato il nome della mia pagina Facebook e del canale Twitch Mister Raccoon. quindi sì, il 2 per me è quello mio preferito in assoluto. Ah, finalmente abbiamo preso sta scheda, ce ne possiamo tornare indietro. Buonasera Andrea. Non mi avrai. Un po' di giretti, Paoletto. Stiamo facendo su e giù dal parcheggio alla stazione di continuo. Adesso dobbiamo tornare di nuovo nel parcheggio.
Aiuto! Ma guarda, come si dice, metti al momento questa anche se non si, come si dice, non sembra. No, tu sto giro non mi freghi. Stavo dicendo, anche se non sembra, questa è una difficoltà normale. Non sembra perché veramente è zeppo di mostri, veramente zombie all'inizio gioco che tipo ieri sera sarò morto 3-4 volte solo per arrivare alla stazione della polizia, perché sono veramente un esercito, ma l'esercito è a dir poco. Cos'è che sta... come si fa? No, Marco, è lo stesso modo come si potrebbe fare anche qui su Facebook. C'è il link di Streamlabs, nel senso che chi vuole fare donazioni, diciamo, dirette e non comprare le stelle, può fare donazioni su Streamlabs in euro. Oddio, c'è la C, ciao C. Ragazzi, Cecilia è una mia carissima amica, quindi trattatela bene, se no ve meno, eh. Non è questo? Non è questa qua. E che cazzo serve questa? What the fuck? Metti, questa è la prima condivisione su Twitch assieme a Facebook. Sì, questa è la, praticamente la prima live che stiamo condividendo. Io, ragazzi, sono leggermente spiazzato, però ho una mezza idea. Voglio provarci, anche se non ha molto senso. Cioè, questa assomiglia molto alla scheda del remake dove vai nella cassetta di sicurezza. Dove ci sono le armi. Però non avrei idea qua dove usarla. Siamo un attimo fermi che leggo un attimo i commenti. Allora. Questa magari va nella stanza del lanciafiamme. È quello che stavo pensando anch'io, Matteo. Anche se non hanno molto senso, perché comunque sarei bloccato. Cassetti di sicurezza, è quello che c'è scritto. Forse apri pa... Ok, sì, Irene, voglia. No, ma bastava comunque che stavate in 5. Io non ho la minima pallida idea adesso dove andare. Sì, comunque torna indietro e vai a sinistra. Dove, Benedetto? Dimmi la zona che... Ah! No! Fuck! 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 La chita è muerta! Via! Sto marpione! Voi dite che si inserisce qui, ma non ne comprendo il senso, sinceramente. Non c'ho neanche gli spazi. Fuck! Oh, non mi sputare, non mi sputare! Benedetto intendeva la grata del garage, non lì alla parete. Sì, un attimo, Matteo, che volevo posare un attimo qualcosa. Tipo questo, un attimo, perché se no non posso raccoglierlo. Guarda, ti dico cosa ho visto con Leon, metti. Calcola che Leon ha combattuto contro Birkin sopra la piattaforma, sai, quando scende di sotto verso il laboratorio Nest. Invece di fare un combattimento ne ha fatti due. L'ha ucciso la prima volta, la seconda volta si è rimutato alla fase finale praticamente.
ha combattuto contro di lui finché non è scappato. Hola, Che, grazie Che per le stars. Ti devo un sacco di cose, regalo di Natale compreso, quindi fammi cominciare a recuperare. Grazie tesoro, ti voglio bene. Grazie. Vediamo se la teoria di... No, sembra, sinceramente. Nada. La parete opposta, Matthew, questa qua, servono gli scacchi. In realtà ne manca uno. Quindi non può essere nemmeno questo. Questa invece è praticamente la bombola per caricare sto lanciafiamme, che non so che cazzo serve adesso, visto che non posso uscire. Quindi no, escludiamo sta zona. Voglio vedere di qua una cosa. La statua centrale, già abbiamo messo il medaglione. Il cancello del garage, aspetta, qua è... No, qua non c'entra un cazzo, ho detto una cazzata. Il cancello del garage. Vabbè, intanto torno indietro. Poi quando arrivo nella zona mi illustrate perché non sto capendo quale intendete. Nick, per starci a qualcosa serve. Sì, infatti. No, lanciafiamme, scusate la dislessia. Sicuramente servirà appena sblocchiamo la porta. Come si dice, quella con l'ultimo scacco, ecco. Via! Non mi avrai! È tutto il vomito acidoso. Uno! Preso! L'ho preso in pieno, Cristo! E adesso devo trovare un'altra cazzo di erba. Porca troia. Bastarda. Avvelenato. È probabile. Devo tornare un attimo su, raga. Ma tua madre è una grandissima... Come dov'è il corridoio qua? Ah, è qui, madonna. Niente, mi ero perso un attimo, ragazzi, fateci caso. Sì, un secondo, ragazzi, che mi sto andando a acchiappare. Se non sbaglio, qua c'era l'erba blu. O sbaglio? No, mi sa che mi sono drogato, ragazzi, fateci caso. Ero convinto che c'era l'erba blu qui. Marco ci manda i cuoricini da Twitch. Porca puttana, i chilometri che sta a fa questa! Cioè, nel gioco, quello originale, non l'ha mai fatto così. Cioè, tutti sti passi. C'è da dire che comunque, sì, lo so, Manu, è una cosa che devo capire come si fa a sistemare. Abbiate pazienza, stasera è solo un test per fare la cosa di fare la multilive su Twitch, quindi oggi è così. Allora, la linkerò a fine live, Andrea, sulla pagina, così se sarai interessato a giocarci. Ovviamente dovrai avere una versione per PC su dove applicare la mod. E
possibilmente la versione giapponese che è quella più compatibile. Più che altro non ti ritroverai dei bug. Poi una volta che applichi la mod, il gioco diventa in inglese. Metti dal 4 in poi, sinceramente, è una bella parola. Il 5 non mi piace, devo essere sincero. Il 6 per niente proprio. Il 5 bene o male qualcosina, ma il 6 per niente. Il 7 non mi è dispiaciuto, anche se diciamo è un gioco totalmente differente, però mi sono divertito a giocarlo. Vabbè, a me piacciono i giochi in prima persona, quindi mi ci sono trovato benissimo a giocare. Io volevo capire quello che stavate a dire, ragazzi, prima, ora che sono, diciamo, messo meglio. Il cancello del garage per uscire. Quel cancello lì, non, in realtà non serve la scheda. Noi siamo venuti da lì, calcola. Ma in realtà, Andrea, io lo sto girando su Windows 10. Quindi penso che tranquillamente su Windows 7 riesci a girarla, sta cosa. Solo che, come trovate la versione, ufficialmente non lo posso dire, quella originale. Quindi facendo qualche ricerca su Google riesci a trovarlo. Capisci a me? Per questioni, vabbè. E mentre la mod te la procuro io, la giro sulla pagina. Intanto. Ah, ma Matteo, scusa, oggi non ci vedo. Intanto la cima ha messo il follower anche su Twitch. Grazie, tesoro. Non ci ho capito un tubo. Se non ci capisci niente, Anto, ti consiglio di usare Google Chrome che fa la traduzione e magari ti aiuta molto. Non mi avrai, pezzo di merda. Ah! Grazie, tesoro. Grazie, cane no, cane no, cane no, cane no. Supportata o sopportataci. Ragazzi, io sono qua. Forse non so se era qui che stavate intendendo prima. Madonna, aspetta, io lo voglio togliere sto coso. Si è reso conto di niente, guarda. Nick non potrebbe seguire nella stanza delle cassette d'oceano le orde di poliziotti zombie. Le orde. State facendo esaurire. Sto scherzando. Tanto voglio vedere che c'è qua dentro. No! Mori! Perché sei qui tu, bastardo? C'è la macchina da scrivere. Di là non si può andare perché ci stanno le casse che bloccano la strada. Vabbè, calcola Andrea, questo qua è stato, come si dice, modificata appositamente per girare sui Windows più recenti. Poi, se vuoi, anche separata sede, farò anche un post a riguardo. Vi spiego come fare per farlo girare su Windows 10 senza problemi. Mi fate esaurito, cazzo, devo andare! Sta salendo il Big Mac su, anche se non era un Big Mac, ma io non so dove cazzo infilarla sta scheda.
Ok, Marco, ok, grazie, caro. A me veniva in mente. Senti, mi hai rotto il cazzo. Cioè, l'unico posto dove penso che si dovrà usare la scheda è qui. Però non gli piace. Sta perculando il gioco. Aspetta, che cazzo sto a fa? Questa, se vi ricordate, assomiglia molto a quella del remake. Nel remake, questa scheda apre l'armadietto delle armi. E qua non c'è uguale, identico a quello del remake. E dove sta sta evidence room adesso? Non mi ricordo. Mappa! Ma manco dice un cazzo. Vediamo le stanze che non ho visto, raga. Quella è l'unica stanza che non posso aprire. Il dormitorio. Questo gioco è stato modificato per tirare bestemmie. Vabbè, sicuro dovrò salire su allora. Gaetano è quella che ho appena provato, ma mi ha dato picche. Come una donna. Non rompa il cazzo, vattene a fanculo. Non c'è niente. I dormitori. Solo sto. Poso lusco a terra. Eh? Dove sta? Ah, vabbè. Io mi fido di voi, raga. Al momento ho zero idee. Giuseppe, buonasera a te, caro. Che poi è assurda, guarda, sta cosa. Madonna, ma non puoi immaginare, Marco. E tante non le dico perché ce l'ho in testa, ragazzi. Allora, io sto da parte di qua, dove ce l'è lì che abbiamo aperto tutto. Lì ci vuole l'accendino? No. Lì ci sta un leak che ci aspetta e ci fa ciao ciao, no? Direi che non si va qui. Non ne ho la minima pallida idea, Leo. Basta, mo ci mettiamo a girare di nuovo per tutta la. Come si chiama? La stazione, troveremo qualcosa. Ma io voglio dire una cosa qui. Tante volte non gli serve questa. Così per. Tanto per cazzeggiare. La stanza che collega l'ufficio di Will Smith. Allora, intanto andiamo qua. Questa è l'unica probabilmente non abbiamo visitato. Cioè, l'abbiamo visitato, però ho controllato meglio, intendo dire. Non c'è un cazzo. Perché questo è l'ufficio, cos'era, Ovest? Vedete, nel remake, in questa stanza, uscendo fuori, c'era la porta. Dovevo usare una scheda molto simile. Forse questa? Forse è questo che stavate in. Bravi ragazzuoli, abbiamo trovato l'accendino! L'accendino di merda! Finalmente l'abbiamo trovato! Vaffanculo! Mai stato così
Dannato sto accendino è merda. Allora, vaffanculo. Guarda, tocca. Oh! Beh, è venuto un calo di voce. È che mi hanno strizzato i coglioni, ragazzi. La lorda di zombie. Sì, non mi ricordavo più dove sta. No, in realtà, cioè, nel gioco originale non sta lì la cigna, quello è bello. Infatti stiamo tutti quanti qua a bestemmiare perché hanno cambiato totalmente il gioco. E allora stiamo impazzendo. Sto accendino è tutta sera. Sono 1:40 che siamo in live. Mazza, già 1:40. È solo per cercare sta accendino di merda. Eccola là. Che succede? Oh. What the? Io ho paura di andarci, raga. Ma chi te se incula? No. No! Guardalo, guardalo, infame, guarda che si nasconde. È lì lo stronzo! Guardalo! Vieni, vieni. Vieni che c'ho i confetti. Vieni. Su per il culo! È scappato via! Si è dato, raga. Si è dato, mannaggia. Kenan, grazie per i follower. Spero di aver letto il nome bene, guarda. Che cazzà? È stata stupenda sta scena. Cioè, davvero sembrava. Se l'ha presa, si è offeso, porello. Vabbè. Cioè, non so se stai ancora in live, ma tutta sera, tutte le sere è così, guarda, le scene comiche, i giochi che dovrebbero essere d'horror. Questi Resident Evil ancora, ma quanto porto tipo Outlast, lasciamo stare. Mamma mia. Come si dice, nel delirio proprio totale, mi stavo dimenticando cosa fare. Sì, devo andare dall'altra parte. Bam 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 bam. Ma io poi l'accendino l'ho preso. Ma sono rimasto traumatizzato da questo accendino. In realtà è. Ah! In realtà l'accendino è come le console di Next Generation. Non esistono. No, niente leaker. Per favore. Perché se n'è andata via la musica? Si è stufata. Prova la musica, ha rotto i coglioni, ha detto basta, vattene. Hai rotto il cazzo da 3 ore che stai a girare. Mi serve qualcosa per curarmi. Aspetta, piccola, non ce n'ho più. Vabbè. It's ok. Quanto sto? Vabbè. Ragazzina, cioè dai, la può fare. Anche se sinceramente, se ci stanno. No! Ah! Salviamo! Salviamo! Salviamo. Anche perché abbiamo fatto talmente tanti giga, ormai non mi ricordo che cazzo ho fatto. Quindi se crepo voglio morire e ritornare da qua. Davvero, il giro con Claire in questa mod è molto più incasinata rispetto a quella di Leon.
forza e coraggio. Carica. Carica, Patrizio, grazie per il tuo follow, eh. Benvenuto tra i raccoons. Abbastanza, guarda là. Super ciulo. Che cazzo fai? Questo è morto. L'altro. Hello? It's me. Io sono brava e buona. E ti regalo tanti confetti. No, fanculo. Poi ce ne sta un altro qua dentro, raga. Metti un crono neobiste per il 3, sinceramente. No, non caricare. Perché carichi quando sta morendo? Donna. Oh, finalmente riusciamo a mettere sti cosi. Lo so, l'ho appena piazzato. Ok. Yay! E abbiamo trovato il pezzo che ci mancava. Ora arriva. Ah no, è già sceso il liquido, giustamente. Bravo Giosuè, bravo Giosuè! E adesso si deve scendere di nuovo! Che novità! Perché quando entro smette di fare la musica? Ho fame. No vabbè, teniamocelo. E adesso lo dovremmo usare probabilmente. Wow! Mi stavo dimenticando di Spider qua. Spidey! No! La bucchina esodata! No, mia! No! No, 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 mi ha avvelenato di nuovo sto Cristoforo Colombo. Questa amore prima. No, ho preso un caffè, mi sa che mi ha fatto male, Manu. Tipo come Rosario con la Red Bull, è presente? Sì, sono un po' fatto. Vabbè, ma è tutto normale. La CE qui presente mi conosce, sa che sono un po' esaurito, quindi... Vuoi ancora vi... Mazza! Ah, stavo lì. Ancora vi dovete abituare. No, secondo me è una save room timida, Anto. Quando entro, smette di fare la musica, fa la... Come se... La gnori, cazzo è qui. Come sta zitto. Yes. L'ho preso senza zucchero, ragazzi. Che la vita c'è troppo dolce. Allora, rubando le cazzate. Ganja, ganja. Vaffanculo, accendino. Hai finito il tuo ciclo vitale. Non serve più un cazzo. Non so se mi ricordo se era di qua o di qua. Era al contrario qua. Sì, perché con Leon ho fatto così, mi sa. Riccala! Yes, mo spuca pure il Mister Xio. 3, 2, 1.
No! Pensavo che facevi il giro! Hai fame! Lo spari, Claire. Oh, ha messo il turbo! No, non fermarti, car. Di qua. Di qua. Senti, mi hai rotto il cazzo. Eccuccia. Ah, ottimo ragazzi. Mi riferisco ai ragazzi di Twitch che mi hanno scritto. Meno male. Allora. Aspetta un secondo. Ho fatto una cazzata. Che non c'ho lo spazio. Non c'ho lo spazio. Senti, mi frega un cazzo, me mangio l'erba. C'ho poi di farci in giro. Sta povera Claire sta facendo i chilometri. Ah, è ritornato in vita. Ma che è sta cosa? Ma non eri schiattato? Piglia sto coso veloce. Dai. Non trattare così le donne, maledetto. Ho appena mangiato la cazzo di erba. Certo Marco, grazie mille caro. E mano che... Ma sei ostinato! Ma vattene a fanculo. Andiamo via, va. Stavo... Claire ha fatto una finaccia sta... Oh, ma è veramente una... È tartassante stasera sto Mr. X. In genere nel classico non è così pressante come quello dell'originale. A me non mi è mai capitato a me. No! No, no, non ci provate! Non voglio tornare indietro. Perché sto andando qua, ragazzi? Ah sì. Questi infami che mi clippano. Maledetti! Vi odio! Visto c'è come mi clippano questi ragazzacci. Non mi avrete mai. Guarda quante ce ne stanno qua. Mi sono bloccato. Ah, ecco le munizioni che avete detto prima, raga. Che cazzo aveva visto prima? Sì, mo chiamo il mio pusher, roba. Ma magari cascate sotto pure con Claire. No, che cazzo c'è qua? Ascoltato, ma allora un dio esiste. Allora aspettate un attimo, abbiamo aperto il cassetto di sopra nella stazione, quello di sotto. Vi ricordate la terza cosa da aprire qual era? Io non me lo ricordo. E poi io sinceramente ho sempre ricordato quei due lì, la terza non me lo ricordo. Devi tornare a Hall. Voi dite. A me non mi pare, perché io di sotto c'ho vicino alla statua. C'è la scrivania lì. A piano terra ci ho aperto la... come si dice? Dove stava la tigre?
Vabbè, intanto scendiamo. Poi vediamo. No, 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 no. Allora. Attaccate a cazzo, Spider. Voi dite che c'è qualcosa qui? Ma a me non mi pare. A parte il computer. Di là già ci sono andato perché l'ho aperto prima. L'altro è più avanti. E dove cazzo sta? Ma in... nella stanza del capo. La stanza del capo, dove come ci arrivavo? Ah! Mister X che ci aspettava, lo stronzo. Allora noi ci tocca andare di sopra allora. Marco, quale intendi tu, scusami? Perché mo mi state a scrivere in 3000. Marco, lì ci sono già andato, te lo faccio vedere per... perché giustamente tu non l'hai visto, forse questa qua l'ho già aperto questo. Per Marco Dante, ovviamente stavo dicendo. Tanto mi pigliò pure qualcosa, va. L'accendino vaffanculo, che tanto non serve più. Usiamo questi. Se è comparso Mister X. No, è perché prima ci stava inseguendo ed è rimasto lì. La porta fatta esplodere l'elicottero. Sì, infatti mo adesso vado lì, raga. Andiamo a vedere lì. Adesso, sì, nella versione originale ce ne sono solo due. Qua hanno inserito la terza. Infatti anche con Leon siamo diventati matti, ma non mi ricordo. Sei un figlio di puttana. Adesso devo ritornare di sopra per togliermi sto cazzo di veleno. Cioè in due. No, questo è amore. E questo è memoria. Mi ero appena curato, dai. Che palle. Come li ammazzo sti cosi? Cioè, me l'ho appena curato. Ma che è sta cosa stasera? Lele, pure te. Un po' più reattiva, dai. Cazzo. E passò la serata con i ragni. Magnate sta cosa. Allora, un secondo. Adesso mi incazzo. Dove stanno? Tanto c'ho le erbe qua, stronzi! Te, drogati di nuovo. Dov'è l'altro? Vabbè, questo non me lo inculo proprio, guarda, tanto sto andando via. Allora, prima che sti maledetti ci interrompessero, noi dobbiamo andare dall'altra parte, se ci permettono, ovviamente. Guarda, guarda quanti sono, no? Io qua non mi posso fermare, sono troppi, raga. Qua mi fanno un bucio di culo così. Aiuto!
Aiuta! Salvo, salvo. E non di nome. Questa è una save room timida, ragazzi. Appena arrivo, smetti di suonare. Fa come Fantozzo. Tu non suona! Giuseppe, vaffanculo. Maledetto. Allora, andiamo nella stanza del capo, va? Stanza del capo. Nicola, che cazzo stai facendo? E qua. L'ho pure messo male. Ecco, salvato. Brutta stronza, tuo cazzo eri! È una... Guarda, non dico cosa. Ah, è finito il video? Io pensavo che stavo ancora a chiacchierare. Allora. Qua dove si inseriscono le tessere, ok. E poi l'ultima tessera ancora non si capisce dove si andrà a raccoglierla, perché è finito nella merda, nelle fogne lì. Allora, voi avete detto che c'era qualcosa in questa stanza. Io il bello è che non me lo ricordo proprio dove ho usato questa fottuta chiave. Questo l'ho già raccolto. No, qua non c'è niente, ragazzoli. Padua! Ciao, carissimo! Su Twitch, carissimo! Mister Padua, mio amico di infanzia, possiamo dire, sì. Adolescenza. Ciao, bello. Se vedi che sto parlando e che... in questo momento sono sia su Facebook che su Twitch, Manu. Si chiama Manuel, quindi fateci caso. Se di... E chi si chiama Manu anche da questa parte. Sono un bello animale, sì. Ora... una bella parola, tu cazzo va sta chiavetta. Come stavamo di prima, nell'originale ci sono solo due cassetti. Adesso c'è una terza chiave, non si sa dove va ficcata. Cassetto da ste parti. Vabbè, Andrew, non ti preoccupare. Io, ma come ricordo, è bello che l'ho giocato anche su... con Leon, e sono diventato scemo a trovare l'ultimo cassetto. Cazzo di qua, che se non trovo sto cassetto non vado avanti. Marco dice nei sotterranei. Lo vedete che mi devo buttare di sotto? Io vi odio! Sotterranei e nell'armadietto. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa. E si interrompe. Ragazzi, facciamo l'ultimo giro. Possibile nella zona prigione ci sta la scrivania. Ah, non mi sono aspettato sto ragno. Stavo a leggere la chat. Allora, raga, facciamo sto giro, che tanto a breve io staccherei anche, giusto per toglierci sto dubbio. Usare lo scivolo al piano di sopra, vedere se mi fa scendere di nuovo.
Io volevo scenderci qua prima. Oh, mi incastro sempre in quel palo, eh. Scendiamo. Allora, aspetta. Questo è un cassetto? Non riesco a girare. No. Troppo bello per essere vero. Andiamo qua nella prigione. No. Rifletti, Nico, dov'è che hai visto quel cassetto con Leon l'altra volta? Poi è un cassetto nuovo che hanno introdotto, non, cioè non c'è nell'originale. Aspetta, vogliamo vedere come dice anche giustamente Marco. Nell'altra zona, quella al buio, magari c'è qualcosa. Forse ho capito qual è, Marco. Dove ci stava la... l'infermiera psicopatica. Forse è quella. L'infermiera psicopatica stava qua dentro. Allora, forse è questo. Yes! Grande Marco. Metto un pezzo. Allora, in sintesi, abbiamo trovato metà tavoletta blu, chiamiamola così, la pietra blu, l'altra sta nelle fogne, nella merda, non si sa come si andrà a trovare, però abbiamo lo spinotto per andare avanti. Probabilmente ci sarà una boss fight. Quindi direi, come si dice, stazione di polizia, basta! Anche se in tutto questo, non ho ancora trovato la scheda per aprire sta porta. Probabilmente uscirà dopo. Mi sa che la troveremo come l'abbiamo trovato con Leon nella stanza... Aspetta. Poche parole dove viene sparato Leon, ecco. Fammi capire. Ora andiamo avanti, ragazzi. Finalmente. Finalmente. Chi non ci aspetta, mi sa. Allora, facciamo una cosa. Arriviamo alla save room. Salvo. Provo a fare il birichino. Se non faccio il birichino... ci vediamo domani pomeriggio. Sì, che domani pomeriggio, ragazzi, faccio una live straordinaria. Sapete voi, io lunedì e martedì non faccio live, però durante questi giorni di festa cercherò di esserci un po' di più. Quindi domani pomeriggio intorno alle 3 sarò in live per chi ha piacere, sia su Facebook che su Twitch. Fuck. Facciamo l'incontro con il nostro birichino. It's ok. Allora, questa al momento non ci serve un cazzo. Questo sì, è uno di questo. Siamo carichi, siamo carichi, siamo carichi. Facciamo una prova. Vediamo un attimo che cosa succede. Io ti odio, figlio di puttana. Fallo. Questo zombie, per esempio, non esiste nell'originale. L'hanno introdotto solo in questo. One moment. Io ho paura di che cosa ci sarà dall'altra parte. Secondo me quel lanciafiamme lo devo prendere. Posiamo qualcosa. Che cazzo poso?
No, a parte che so coglione, perché adesso metto questo. È la stanchezza, raga. Gioca brutti scherzi. Ah, non mi avrai! C'è il piccolino. Invece con Leon qui ci abbiamo trovato Birkin. Cucciolo lui! Ma che schifo! Ma che schifo fai? Levate dal cazzo, non mi ciucciate! No, cavolo, cavolo, spostati, spostati, non l'Hitler! Basta, non mi succhiare le chiappe! Infatti potevo usare anche il lanciafiamme. No, non potevo perché c'avevo ancora sto coso da mettere dentro qui. Vabbè. It's ok lo stesso, raga. Il lanciafiamme non potevo. C'avevo il boss di fronte e avevo gli spazi occupati. Mo' lo posso prendere. Tanto voi, secondo voi è finita? Allora, non lo so. Vediamo che cosa succede. Cosa mi clippa? Io voglio dire una cosa qua. Non siamo nelle fogne. Teodorino. Oh, ciao! Lo so, hai perso la testa per me. No! Che gaffo! Stare lì, pronto, carico, convinto, e non c'hai i proiettili. Amico. Eccolo! Eccolo! Oddio! Non t'avevo visto. No, è qua. Perché devo usare le cose io? Bah! L'abbiamo trovato, dai! Nicolai stava morto nell'autobus. Io penso che dovrei tornare indietro in questo caso. Ho trovato tutto. Ho trovato tutte e tre, come si chiamano le cose lì. Ci vado dopo, Matthew. Voglio prima andare a mettere tutti i tasselli. Ah, giusto. Non so se è il giro giusto, sinceramente, però ho tutti i tasselli, deduco che devo andarli a mettere. No! Mi ha fatto la doccia. Però non mi ha avvelenato, perfetto. A posto. Ciao. Andiamo a correre.
No, perché ho cliccato la porta? Ma sono un deficiente. Questa è la stanza della morte. Perché sono andato qui? Non devo andare qua. Di qua. Corri, Claire, corri! Ciao Sebastiano. Oh, mazza, ma co... Ma do cazzo è apparso quello? C'è così dal nulla. Ma sei fuori. C'è proprio dei carichi proprio. Che è un toro. Maledetto. Quello ormai è zona sua. Dove è andata, Clero? Maledetta telecamera. Era un bue, sì, cazzo. Cioè, che poi non è che ha aperto la porta, è sbucata dal muro. Si è mimetizzato col muro, tipo. Quando sono belli i bug, ragazzi. Io ci rido troppo. La gente si incazza per i giochi che hanno i bug. Io invece rido troppo. Where is Pietra Rossa? Stare vicino vicino, sì. Grazie per la condivisione, Andrew. Benvenuto, Graziello. Benvenuto. Tre raccoons. Cazzo vuoi? lo so, cacchio, ho cliccato per sbaglio. Via. C'è una erbetta rossa! Mia! Dammi l'erba! Ma questa mocciosa che fa? Vabbè. Vado giù, io ho capito. Poi ci vediamo dopo. Teoria birichino adesso. Io voglio sapere come cazzo si fa sta schivata che ho appena fatto. Perché hanno intro... Questa! Com'è che riesco a... Ma è mai riuscita? No, c'è... Qui c'è una testa. È la testa della tizia di sopra. Adesso c'è Birkin e Mr. X che mi guardano così, beh, che vuoi fa? Not bad, girl. Not bad, girl. Calm down, chief. Calm down. Marco, in teoria dovrebbe esserci l'incontro con Birkin nell'originale. Se nella mod non so cosa potrebbe uscire fuori. Senti, io ti voglio bene, caro, ma...
Metto lo speed. Una cosa figa che hanno introdotto in questa mod è che puoi accelerare i video. Visto che non li fanno skippare. È arrivato papà. Eh no, qua in questa versione con Claire sono stati tirchi, invece con Leone gli è andata bene. No, ho accelerato i video. Vi faccio vedere. Se io accelero il gioco, succede questo. Con lo speed 3. Questo è lo speed normale. Oh, ma qua c'è un'arma. Qui c'è un'arma! Vieni! Non so se servirà qualcosa con Mr. Papino lì. C'è niente, non ci hanno messo niente qua di strano. Fammi perlustrare anche il cadavere della tizia se hanno lasciato qualcosa, no? Qua in genere c'erano le granate in questo punto qui. Che tutto questo, il lanciagranate, non gliel'hanno ancora dato. Invece Leon c'aveva tutte le armi del mondo. Proviamo con questa? Proviamo con questa. Chiquita è morta. Me l'ero scordato sta cosa. Vabbè. Facciamoci il segno della croce. Papino. Ciao Papino. Senta. Io non c'entro niente. Ne possiamo parlare. Oh! Vediamo se ti tiri il bastone in testa come hai fatto con Leon. Porca pupazza, che botta! Madonna, che sbelle, raga! Immortale, non muore mai. Mi sta a fa un cazzo. Carica! Yes. Abbiamo buttato giù. Iha! Andiamo a prenderci Charlie. Merda. Le scariche elettriche ha tirato. Andiamo a prendere la piccola. Sembra Thor. Datemi Thanos! Claire, you came back! I can't believe the man who developed the G-virus is actually... Anche Stanley Fliston. What's wrong? Dovrebbe da fare la clip domani. Metto la musica di entrata di Thor mentre lei combatte contro Birke. Basta, domani la faccio. Siamo al punto che abbiamo fulminato Birke. Sì, è quella che stava sopra alla scrivania del capo della polizia lì. Andiamo, ciccia. Oh, Papino è finito un po' elettrizzato. No, la smetti di cacarti sotto. Certo che tira delle schicchere sto fucile. Pa-pam! Wow.
Forza ragazzi, forza, forza. Ok, la scala ti è entrata dentro di te. Sherry, oddio, sembrava letteralmente così, guarda. Ok. Mo Sherry ci faccia ciao, mi sa. Arriva. Quindi c'è la scena con Mr. X. Eccolo. Ehi, che me ne vado, va? Quando ci ritornerò probabilmente. Ma tanto no, lì ragazzi. Oddio. Secondo me quell'arma serviva solo per uccidere il figlioccio di Birkin, perché quello serve per ricaricare il lanciafiamme. No. No, è questo poi? Cioè ti fa usare lei qua? Oh fuck. Questa che c'ha due di pressione. Queste non le prendi, vero? Sì, le prende. Combina pure le cose. Che cos'è sta cosa? C'ho paura, raga. La palestra. Eccola, la vedo. Però non penso che la prende lei. Guarda che manco ci arriva. Io direi di andare di qua. C'è? Toccata. Noi siamo venuti da sta porta, sì? Samuele, grazie per il tuo follow e benvenuto tra i Raccoons. Ho paura, ho paura. È là sopra, dice Cle. Lo so che è qui, però io prendo la botola. No, no, la. La carrozzi no. La carrozzi no. Questa è la stessa stanza dove... Qui non ci doveva essere una scala. No, però c'è una botola. Oh mio Dio. E mo? Quello cos'è? Non è uno spray? Questa è una farmacia, sta ragazzina. Ho dimenticato qualcosa, si vede. Oh fuck. Serve qualcosa per aprirla. No, lasciami stare! Vabbè. Povera Sherry, ragazzi. Ma in tutto questo dov'è che avevo salvato? Ma non mi ricordo. Stavo prima di Birke. Vabbè ragazzuoli, noi concludiamo qua stasera. Abbiamo fatto una mezz'oretta in più. Ci vediamo domani pomeriggio intorno alle 3. Per chi ha piacere. Sì, che è proprio una fine del merda. Vi ringrazio tutti quanti. Vi invito ragazzi a seguirmi anche su Twitch. Per chi sta in questo momento. Oggi abbiamo fatto la doppia live su Twitch e su Facebook. Vi linko il mio canale sulla chat di Facebook. E fuori qua. Vi ha piacere, cliccate questo link o copiatelo, non so se si riesce a cliccare. E cliccate il cuoricino su, come si chiama, su Twitch. Lasciate un mi piace, condividete la live su Facebook, grande sostegno per questa pagina. Condividete ragazzi, mettete mi piace, se no
Grazie mille, Lucio. Andrea, grazie per le stas, Ciccio. Grazie mille, caro. A domani.